Aronofsky, The Whale, il capolavoro definitivo, maturazione definitiva di uno dei registi più importanti del XXI secolo. C'è tutto, da quel senso soffocante e angoscioso di Pig Greco, Requiem for a Dream, Madre, il Cigno Nero, a quell'umanità e quella tenerezza di The Wrestler. Non sarà perfetto, ma stamattina ha devastato 1700 persone. Sono una di quelle 1700. Credo di aver pianto per circa metà del film. Non lo so, cioè, la premessa è simile a quella di The Wrestler, un uomo che porta all'estremo il proprio corpo e compromette le proprie relazioni personali, specie quelle in famiglia, ma a un certo punto decide di tentare di rinsaldarle. Ma questo è semplicemente lo spunto della trama, poi c'è molto di più, troppo di più, fatico a dirlo al momento. Cioè, il concetto dell'umanità, della fratellanza, dell'impossibile non amare, c'è tutto. Ma Brendan Fraser. Brendan Fraser non vince la Coppa Volpi, io... Fraser deve vincere letteralmente ogni premio da qui ai prossimi 6 anni per questo film. Ovviamente candidato agli Oscar, miglior attore protagonista, e non solo candidato, vincitore. Quando è cosa aspettate a consegnargli la statuetta? No, muovetevi, su. È un film dallo spessore emotivo, sentimentale e filosofico colossale, con una musica semplice, in un certo senso prevedibile. È una musica abbastanza banale, quasi solo archi che fanno crescendo e che fanno accompagnamento in base allo stato emotivo, ma funzionano molto bene. E poi la scrittura e le interpretazioni elevano questo film a delle vette colossali. La regia, anche lei ovviamente, è ottima, ma qui il punto forte sono scrittura e interpretazioni. Un film da ridere un paio di momenti, ma proprio sparuti, poi piangere tutto il resto del tempo e riflettere sulla vita e sui rapporti umani per 4-5 anni senza comunque venirne a capo. Chi non vede questo film è semplicemente un essere umano di merda, tutto qua. No, è un po' too much, però sono d'accordo, cioè in realtà, caspita, penso che questo film sia stato... probabilmente il migliore tra quelli che abbiamo visto a Venezia, almeno per quanto mi riguarda. Tra l'altro, sentendo Alessandro che diceva quello che ha detto, mi ha ricordato che effettivamente è vero, cioè il fatto della figlia abbandonata è molto simile a The Wrestler, effettivamente, cioè in generale comunque ci sono dei tratti simili. Non avrei detto probabilmente la situazione del personaggio, perché è vero che porta al limite il suo corpo, però per un altro motivo. Però comunque, appunto, cioè, come emozioni, come tutto, è davvero fantastico. E non saprei che cosa aggiungere in questo momento. La passo così.